Ciao, sono Luca, ho 26 anni, sono volontario in servizio civile, opero nel comune di Spino d'Adda nell'ambito del sociale. Io mi chiamo Elena Cremonesi, sono assistente sociale. E sono OLP del servizio civile. È una risorsa importantissima perché ci danno un grosso aiuto, ci stanno accanto ai nostri operatori che abbiamo nel comune, ci aiutano in tanti servizi che non potremmo svolgere se non ci fossero loro. E abbiamo anche fatto dei progetti anche nuovi, innovativi, proprio perché ci sono loro, se no non riusciremmo a farli. Abbiamo il giro mensa degli anziani che tutti i giorni portano questi contenitori dei pasti agli anziani a domicilio. Stiamo andando alla mensa delle scuole, che è situata alla scuola materna, per ritirare i pasti. Sono circa una ventina, 22 pasti. È un tesoro. Allora li porto via. Sì, se li porto via tutti, fa piacere. Abbiamo un nuovo progetto con le scuole medie in cui seguono i ragazzi adolescenti. Crescere nel futuro. Il progetto è partito dal comune di Spino d'Adda insieme con la Onlus dell'Avis e insieme a un signore che praticamente lavora in un carcere minorile. Dei ragazzi che sono stati segnalati dal comune per disagi a livello familiare. Hanno problemi principalmente nella socializzazione. Abbiamo messo, che so, dei manifesti, di film dei cinema, abbiamo messo un televisore, un computer, dei giochi in scatola, gli abbiamo fatto fare dei lavori manuali come degli stencil, dei lavori col cartone. Sono circa una decina di ragazzi. Il lunedì e il giovedì facciamo praticamente 2 ore a laboratorio. I servizi, quelli principali che noi facciamo fare, l'assistenza sullo scuolabus ai bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Sì, li accompagniamo praticamente, li facciamo tenere seduti, ordinati e li facciamo giocare, li facciamo divertire. Una bella atmosfera comunque di gioco anche sul pulmino. Li accompagniamo a casa praticamente, dove fuori dalle case aspettano i genitori. Sì, sono contenti, specialmente i bambini sul pulmino, perché poi sono ragazzi molto spiritosi e giovani e allora a loro piace stare con loro. Al comune penso di lasciare un po' di allegria, a me è una crescita che non è professionale ma un'impronta umana, soprattutto per i rapporti che si sono creati nell'ambiente, con le persone. Ti danno queste soddisfazioni che stanno dando a me. Quindi scegliete il servizio civile.